Verrà effettuato in serata all'Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli l'esame autoottico sul corpo di Umberto Galluccio, l'uomo di 67 anni originario di Villa Ricca morto ieri in via Francesco Santi, arteria che congiunge Calvizzano a Mugnano, forse a causa di un sopraggiunto malore. Il 67enne stava percorrendo l'arteria in sella al suo scooter quando d'improvviso ha perso il controllo del due ruote sbattendo il volto contro un palo. L'impatto è stato fatale ad Umberto Galluccio, morto praticamente sul colpo. Nemmeno il casco che indossava al momento dell'incidente è riuscito a salvargli la vita. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. In via Francesco Santi, per i rilievi del caso, la polizia municipale diretti dal capitano Antonietta taglia la tela. I vigili urbani non hanno rinvenuto tracce di possibili incidenti della Vespa con altri veicoli, elemento che farebbe propendere per l'ipotesi del malore come causa della morte del centauro. Ecco perché l'autopsia potrebbe essere di breve durata e la salma di Galluccio potrebbe essere già restituita nelle prossime ore alla famiglia per le esequie.